Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Tech Princess. Io sono Fiona e oggi parliamo di Buddy Bank, ma prima sigla. Come al solito, prima di iniziare dovete fare le solite noiosissime cose, ovvero iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdere nessuno dei nostri video e poi ovviamente seguirmi sul mio account di Instagram. Partiamo subito però dalle basi, come al nostro solito. Che cos'è Buddy Bank? Si tratta di un'applicazione creata da UniCredit che vi permette di attivare un conto bancario direttamente con il vostro iPhone. Ho detto iPhone? Eh sì, volevo proprio dire quello. Perché non uno smartphone qualunque? Perché al momento è disponibile solo per iOS. Ma che cosa offre Buddy Bank? L'applicazione innanzitutto è estremamente flessibile e può essere utilizzata per fare tutto ciò di cui avete bisogno di solito. Potete fare i bonifici, pagare i bollettini, le tasse, prelevare in contanti, gratuitamente ovviamente sulla rete UniCredit, e persino versare contanti e assegni attraverso gli sportelli smart di UniCredit. Attenzione, perché normalmente con altri servizi simili non potete fare questo tipo di operazione. Insomma, con Buddy Bank potete fare tutto quello che fareste normalmente con un conto tradizionale. L'unica cosa che secondo me manca e che spero venga aggiunta in futuro è la possibilità di trasferire i soldi sul vostro conto utilizzando una carta di debito oppure di credito. Parliamo ora di conti e di costi, perché Buddy Bank prevede due tipi di conti. Il primo è quello base ed è a canone zero. Vi offre tutto quello che vi ho elencato prima, ve lo ricordate, vero? Ecco. E vi consente di avere una carta di debito Mastercard e di sfruttare il concierge bancario. Ma chi è sto concierge bancario? Si tratta di un servizio clienti super efficiente, attivo 24 ore su 24, per ogni esigenza solo e puramente bancaria. Sono dei ragazzi che vi rispondono direttamente da Milano. In pratica, se un bonifico non è andato a buon fine e se non riuscite a completare un'operazione, potete scrivergli dei classici messaggi per chiedergli aiuto. Quindi non avrete a che fare con nessun bot, ma con persone vere. Se volete invece qualcosa di più, potete attivare il conto Love, si chiama Modulo Love. In questo caso il canone mensile è di 9,90 euro al mese, in promozione fino al 13/12/2019, al posto di 14,99. Quando scade costerà 14,99. Ovviamente in cambio di questa quota avrete delle funzioni aggiuntive. Prima di tutto, una carta di credito World Elite Mastercard, richiedibile tramite l'applicazione. Sappiate che però dovete dimostrare a Buddy Bank che, diciamo così, avete del reddito e che potete avere il plafond che loro poi vi daranno. Il secondo vantaggio sono i prelevamenti dagli ATM di qualsiasi banca. Gli ATM sono i bancomat in Italia e in tutto il mondo, senza pagare commissioni. Inoltre abbiamo i bonifici SEPA istantanei e ricorrenti senza commissioni. E l'ultima cosa, il concierge lifestyle. Questo in realtà è il servizio che ha più attirato la mia attenzione. Vediamo un po' che cosa cambia rispetto al concierge bancario. Tipo tutto, perché è molto semplice. Il concierge lifestyle si appoggia ad un'azienda chiamata Quintessentially e si comporta come un vero e proprio assistente personale, cioè il vostro assistente, quello che chiamereste dicendo: io rispondi a questa mail, per piacere, funziona più o meno così. Potete chiedergli, per esempio, di cercarvi un ristorante, di prenotare una visita dal medico, di prenotarvi il parrucchiere o qualsiasi altra cosa. In sostanza è ideato per risolvere ogni tipo di esigenza. Per farlo però non si affida al classico chatbot, anche in questo caso vi troverete a parlare per iscritto oppure attraverso dei messaggi vocali con delle persone vere e soprattutto specializzate in questo tipo di servizio. Raccontarvi perché ho trovato estremamente utile il concierge lifestyle di Buddy Bank è molto complesso. Ecco perché ho deciso di farvi vedere cosa può fare mettendolo alla prova durante un viaggio a San Vito Lo Capo in occasione del Couscous Festival. Ciao, partiamo insieme! Ve l'avevo detto che avremmo provato il servizio concierge dal vivo e questo faremo. Mi trovo in questo momento a San Vito Lo Capo, prima volta qui in vita mia. Adesso tiriamo fuori l'iPhone e Buddy Bank, così vediamo cosa ci consigliano. Ovviamente non sono da sola, ho un altro amico che parla da solo con la camera. Ciao Nelson, adesso testeremo Buddy Bank insieme.
prima cosa che si fa in Sicilia a colazione è mangiarsi, immagino, una granita. Quindi noi adesso chiederemo al nostro assistente di Buddy Bank qual è la graniteria migliore, però faremo finta che il nostro amico Nelson sia celiaco. Mi dispiace, ti devo utilizzare per questo esperimento. Sorrisino. Ringrazio? Sì, dai. Grazie. Mettiamogli anche un cuore, dai, così gli stiamo un po' più simpatici. L'ha già letto, ha già fatto visua, oddio. Allora, intanto abbiamo scoperto che la nostra assistente personale si chiama Giulia. Intanto Giulia ci ha risposto e dice: ciao Fiona, ma che meraviglia, San Vito Lo Capo. Secondo te se le scrivo di seguirmi su Instagram mi segue? Ti mando tra poco i nostri suggerimenti per la granita. Grande! Le mandiamo una foto? Ti è? Vedi? No, perché adesso è diventata Eleonora? Adesso è Eleonora. Eleonora ha risposto e dice: Fiona, provate a guardare questo bar consigliato per dolci tipici siciliani, la Sirenetta. Andiamo? Subito. Subito. La leggenda narra che questo sia il nostro posto. Ma ci saranno cose per celiaci? Lo scopriremo presto. Allora, niente a Sicilia senza glutine, ma sopravviveremo. Però io l'ho vista la granita di là e mi sembrava molto buona. Vediamo se Eleonora aveva ragione con la migliore granita di San Vito Lo Capo. Eh sì, questa è una signora granita. Allora, io direi che è arrivato il momento di scrivere ad Eleonora. Per tua informazione, il dolce tipico di San Vito è il caldo freddo, lo puoi trovare in quella gelateria qualora potesse interessarvi. Ma no, ma abbiamo preso la granita! No! Vabbè, comunque la granita era molto buona, quindi adesso scriviamo ad Eleonora, che era buonissima, e le chiederemo subito un altro suggerimento. Vedo adesso che però al concierge posso mandare anche i messaggi vocali, quindi credo vada attivato per la privacy, giustamente. Bravi amici di Buddy Bank. Ah sì, guarda, è comparso il tastino. Ciao Eleonora, grazie mille, abbiamo mangiato la granita, era buonissima, adesso pensiamo a un altro consiglio da chiedervi. Eleonora ha risposto subito: ti cerco suggerimenti per pranzo con proposte senza glutine. Io non sono realmente celiaco, mettetela tutti. Vabbè, ma devi reggere il gioco. Va bene, per te. Grazie. Ora io direi che possiamo chiedere a Eleonora qualcosa da fare, perché noi siamo senza macchina e quindi dobbiamo trovare qualcosa per... vabbè. Ciao Eleonora, allora diciamo che pranzo tra un pochino, perché sono le 11.25 e non vorremmo poi rotolare in giro per San Vito Lo Capo. Però se ci trovi qualcosa da fare, qualcosa di carino da fare, che però non richieda la macchina, perché siamo qui senza macchina. Quindi che ne so, boh, qualcosa da vedere di simpatico, carino, che però non richieda la macchina, per piacere. Grazie mille. Tempo qualche minuto sono arrivati i suggerimenti di Eleonora per andare a fare qualcosa qui a San Vito Lo Capo senza utilizzare la macchina, perché siamo appiedati. Allora, abbiamo... Sei pronto ad ascoltare e a fare una scelta? Sì, sì, vai. Ok, allora, pronto, è pronto. Visita presso il santuario. Io voglio vedere, le avevo lette prima, voglio vedere quello con le reliquie sacre. Le reliquie sacre, allora andiamo alla visita del santuario. Sì. Andata. Ma è chiuso. Vabbè, allora adesso vado a beccare secondo suggerimento di Leonora. È praticamente tutto il giorno che mangiamo. Abbiamo deciso con Nelson che andiamo in spiaggia, ma ci manca la cremina, quindi la compriamo subito. Crema comprata, pagata con Buddy Bank. Per andare in spiaggia però ci mancano un paio di cose: gli asciugamani e i lettini. E in albergo pare si possano acquistare, che è quello che faremo. Il bagno è stato fatto e adesso ho un po' di fame e qui volevamo un,
arancino. Arancine. Ah, vabbè, mo glielo chiediamo alla nostra amica. È sempre Eleonora che sta lavorando, eh? Amici, Eleonora di Buddy Bank ci ha appena risposto e dice: sembra che a San Vito Lo Capo si parli di arancine, quindi non arancini. Ottimo. Quindi femminile. Oltre a questo propongo anche pane e panelle fatte con farina di ceci. Ecco qui le due opzioni selezionate per noi. Una è pasticceria Capriccio, che è quella che dicevi che ti hanno... Sì, c'è un mio amico pasticcere che ha lavorato un mese in Sicilia e mi ha detto di andare a mangiare lì. Quindi ne sa di brutto, ne sa quanto un pasticcere. Basta, andiamo, presto, prendiamo tutto. Io e i miei bellissimi capelli siamo un po' in disappunto per tutto questo, perché il Capriccio è chiuso. Eleonora, mi hai fatto sognare gli arancini. Vabbè, però va succedendo un'altra roba, va là, andiamo. Siamo venuti in uno dei posti consigliati da Eleonora e alla fine, niente, ho deciso che la dieta è andata. Ciao, ciao, dieta. Amici, io sono in serissima difficoltà, mi manca ancora un pezzo, non so se ce la faccio. Abbiamo ordinato ovviamente anche le arancine perché abbiamo chiesto quelle. Ti vuoi far mancare qualcosa? Eh no, infatti le mangerà tutte lui. Sono tornata in stanza, ho fatto la doccia, ho visto le finali delle qualifiche del Gran Premio di Singapore, di Formula 1 ovviamente, e poi mi è venuto in mente che tra settimane devo andare a Londra, devo allungare un viaggio stampa e avevo bisogno di un hotel e quindi ho chiesto a Eleonora. Offio. Ah, Eleonora, mi spiace. Eleonora ha trovato un paio di soluzioni per me, adesso me le spulcio un pochino e poi le chiedo di prenotarmi una di queste soluzioni. Alla fine ho deciso di portarmi dietro solo la GoPro, spero si senta qualcosa perché volevo qualcosa di piccolino per poterla continuare a registrare. Qua questa sera giudicheremo di nuovo tutti i piatti di cucina, ma nel frattempo ne approfitto per andare a vedere il santuario che oggi avevamo trovato chiuso e che ci aveva consigliato Eleonora, quindi entriamo subito. Camminando qui per le strade di San Vito Lo Capo siamo incontrati un po' di gente che guardavano qualcuno giocare qualcosa. Stanno giocando scacchi. Mi sono dimenticata di fare il check-in per domani. Grazie. Vabbè, chiedo il lavoro di battimento. Vediamo come se la cava anche col check-in. Già che c'ero aggiunto anche una difficoltà, ho chiesto di prenotare una delle file più avanti, ovviamente Davide mi ha risposto d'accordo. Posso dire la gara del... No! Volevo dirvi una cosa ma non ve la dico, tutta colpa sua. Detto ciò, stavo pensando se devo fare delle altre cose. No, i miei buddy di Buddy Bank hanno fatto tutto, quindi a posto, io domani posso partire tranquilla. E tra poco vi racconto tutta la mia esperienza, pro, contro, dubbi, incertezze, perplessità e cose che mi sono piaciute. Ci vediamo in studio. Cerchiamo di tirare le fila di questo video e di darvi alcune considerazioni sulla parte concierge lifestyle. Pensavo che questo tipo di concierge fosse una funzionalità davvero come tante altre, soprattutto perché di solito mi basta prendere lo smartphone, mettermi lì e fare tutto da sola. In realtà l'ho rivalutato per due semplici motivi. Il primo è il tempo. Se ne avete poco, come me, se non riuscite mai a fare quello che vorreste, come me, e se mettete sempre in secondo piano cose importanti,
come me, come per esempio, che ne so, prenotare una visita medica perché non avete tempo di fare qualsiasi cosa, sappiate che il concierge, come avete visto, è un aiuto davvero preziosissimo. La seconda ragione è legata alla qualità del vostro tempo, perché giustamente il vostro tempo ha un valore. Immaginate di avere finalmente un paio di giorni di vacanza. Yuhu, che bello, vado in vacanza, cosa che non succede da millenni. Volete cercare un ristorante, volete cercare l'hotel oppure la spiaggia. Io cosa ho fatto? Ho chiesto anche con i messaggi vocali al concierge di Buddy Bank e in quel frangente ho chiacchierato con la persona che avevo di fianco e questo ha fatto sì che io guadagnassi del tempo senza, insomma, così stare lì a rompermi le scatole, a dover cercare delle cose, isolarmi col mio smartphone e, diciamo così, non dar retta alle persone con cui stavo. A questo punto, se avete provato anche voi il concierge di Buddy Bank, vi faccio una domanda: mi dite la cosa più strana che gli avete chiesto, perché io all'inizio ero un po' così, dicevo, metti che lo disturbo, metti che questa cosa non gliela posso chiedere, chissà se può aiutarmi. In realtà mi ha aiutato su un sacco di cose, quindi se gli avete chiesto qualcosa di strano fatemelo sapere perché sono davvero curiosa. Insomma, questo video termina qui, spero che vi sia piaciuto, che vi abbia un pochino anche divertito, non solo informati sul servizio di Buddy Bank. Mi raccomando, tanti baci, tanti abbracci, ricordatevi di lasciare un like e anche dei commenti, quelli belli, perché quelli brutti non li vogliamo. Baci, baci, ciao.